Quarto pareggio consecutivo, cosa succede a questa Atalanta? È un po' calata adesso, a confronto delle prime partite è calata un po'. Succede che oggi abbiamo meritato nel secondo tempo, però un uomo in meno loro, importante non perdere. Siamo in emergenza, abbiamo degli infortuni e anche delle squalifiche anche abbastanza pesanti e logicamente... Il Catania, ricordiamoci che ha fatto dei risultati anche con delle squadre come Juventus e anche con l'Inter e così, si è comportato bene. Perciò abbiamo giocato con una squadra che sa anche giocare. Ecco. Quarto pareggio consecutivo, cosa succede a questa Atalanta? No, non lo faccio l'Inter. Solo un po' di... sono calati un po' di condizioni probabilmente. Però oggi, tutto sommato, nel secondo tempo hanno giocato anche abbastanza bene. Certo, 11 contro 11 hanno fatto molta più fatica, però tutto sommato l'importante è non perdere queste partite qua. Cosa succede? Vabbè, oggi forse anche un po' stanca, forse, perché oggi ha sbagliato un po' tanto, c'erano un po' troppi uomini da cambiare, però vabbè, ci può stare, meno male che abbiamo pareggiato almeno. Questa Atalanta oggi è una giornata, ha trovato un Catania abbastanza forte, diciamo così, e ci ha un po' surclassato, comunque niente di male, vinceremo un'altra volta.